Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è martedì 20 settembre 2022. Insieme con una canzone che mi piace tantissimo, si intitola Lascia i tuoi pesi e dà anche il titolo alla meditazione che faremo dopo. È una delle canzoni più dolci che abbia mai sentito negli ultimi 10 anni. Vieni e lascia il tuo dolore, ora qui ai piedi miei, perché ogni tuo bisogno sai, è chiaro agli occhi miei. Lascia i tuoi pesi ai piedi miei, è già da molto che aspetto proprio te, tra le mie braccia al sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Lascia qui le tue paure, tutte quante ai piedi miei, i pensieri oscuri dalli a me, e pace in cambio avrai. Lascia i tuoi pesi ai piedi miei, è già da molto che aspetto proprio te. Le mie braccia al sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Il suo posto ai piedi miei, lascia pure la vergogna che ho preso su di me. Lascia i tuoi pesi ai piedi miei, è già da molto che aspetto proprio te. Tra le mie braccia al sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Lascia i dubbi del tuo cuore, sempre qui ai piedi miei. Io ti offro la speranza e tu afferrala e vedrai. Lascia i tuoi pesi ai piedi miei.
da molto che aspetto proprio te. Tra le mie braccia al sicuro sei. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Io sono Dio, tutto è possibile a me. Io sono Dio, tutto è possibile a me.
arriva fino alle nuvole. La tua presenza, tu riempi sempre il mio cuore di te. Con la tua fedeltà, nonostante gli errori miei, tu rimani fedele e mi riporti a te. Senza di te cosa fare? Senza di te, senza te io non vivrei. Grande è il tuo amore. La tua benignità, oh, arriva fino alle nuvole. Con la tua presenza, tu riempi sempre il mio cuore di te. Nonostante gli errori miei, tu rimani fedele e mi riporti a te. Senza di te cosa fare? Senza di te, senza te io non vivrei. Senza di te cosa farei? Senza cosa al mondo mi separerà da te, né morte, né principati, né potestà, perché in tutte queste cose io sono più che vincitore. Senza di te, senza te io non vivrei. Senza te io non vivrei. Tu sei la mia luce, tu sei il mio respiro, il mio tutto in tutto. Tu sei il centro del mio cuore. Senza di te cosa farei? Senza te io non vivrei. Io alzo gli occhi verso i monti, da dove verrà l'aiuto mio? Alzo gli occhi verso i monti, da dove verrà l'aiuto mio? Il mio
cieli e la terra mi ha creato me. Io credo in te, io credo in te. Presenza in me e l'aria che respiro, cercare il volto tuo è il motivo per cui vivo. Restare in te, Gesù, toccando il tuo cuore, apertamente io ti dichiaro il mio amore. Voglio stare su me, la tua presenza in me è tutto per me. Alleluia. Buona giornata a tutti quanti, come state? Siamo presi un po' di tempo per esprimere la nostra gratitudine, il nostro ringraziamento, la nostra lode, okay? La nostra riconoscenza a Lui. E, giorno 5, 6 e 7 ottobre saranno mercoledì, giovedì e venerdì alle 20:30 faremo un corso su quella che viene definita lode e adorazione. È un corso gratuito che farò su Zoom quanti desiderano. È un corso prettamente dedicato per gli addetti ai lavori, cioè coloro che sono, diciamo, coinvolti in maniera particolare nel campo della musica, del canto, all'interno delle comunità o come solisti fuori dalle comunità. È chiaramente qualcosa di molto specifico, però è aperto a tutti, è gratuito. Se volete partecipare
mandato una mail, magari poi mi scrivete anche sui commenti, vi risponderò. Sarebbe bello stare insieme. 5, 6 e 7 ottobre, queste tre serate dalle 20:30 alle 22. Gli argomenti sono veramente tantissimi, quindi ridurre questo argomento in realtà a tre lezioni è molto, è qualcosa di molto restrittivo, però credo che usciranno veramente delle cose belle, per chi desidera può partecipare tranquillamente. E volevo condividere con voi qualcosa brevemente. Il titolo della meditazione è Lascia i tuoi pesi, che è il primo canto che ho cantato, che di un bellissimo canto scritto da Sephora, non mi ricordo il cognome, è straniera, se lo cercate su YouTube sarete sicuramente benedetti, lei lo canta molto meglio di me e ha una voce veramente straordinaria, vi arriverà al cuore. Prima Pietro, capitolo 5, in maniera particolare, dal versetto 6 al versetto 9, dice così: umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio affinché egli vi innalzi al tempo opportuno, gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. Siate sobri, vegliate, perché il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Resistetegli, stando fermi nella fede, sapendo che le stesse sofferenze si compiono nella vostra fratellanza sparsa per il mondo. Dice ancora: è l'Iddio di ogni grazia che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, vi perfezionerà egli stesso, vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. A lui sia la gloria e il dominio per i secoli dei secoli. Amen. È un argomento bello, un argomento sicuramente ci tocca da vicino. Lascia i tuoi pesi. Chi è che non ha pesi? O chi è che non porta pesi? Naturalmente è un argomento che è rivolto a tutti in maniera indiscussa, in maniera globale. Tutti quanti noi portiamo dei pesi e dobbiamo imparare a gettarli su di lui, come dice anche la lettera agli Ebrei, il capitolo 12, dice: deposto ogni peso e il peccato che ci sta sempre attorno allettandoci, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti. Pietro ha da dire qualcosa, parla della sottomissione, parla della fede, parla della sottomissione a Dio, della umiliarsi davanti a Dio. Umiliarsi non significa farsi del male, umiliarsi davanti a Dio non significa pregare con quella vocina sempre piagnucolante o piagnucolosa, dove dice: io faccio schifo, non valgo niente, non sono niente, sono un verme. Questo non è essere umili, questo è essere stupidi e questo è essere falsi, essere ipocriti. La vera umiltà non ha a che fare con un aspetto del viso o con il tono della voce che noi di solito con il quale ci esponiamo, no? Ostentiamo nelle comunità, nelle riunioni di preghiera. L'umiltà è qualcosa di molto personale che vivi veramente in maniera personale. Essere umili significa letteralmente essere capaci di essere abili nel lasciarsi insegnare. La vera umiltà è quella disponibilità che uno ha per lasciarsi insegnare, no? Lui insegna la sua via agli umili e guida i mansueti. L'umiltà è l'abilità nel lasciarsi insegnare, cioè nel dire: io non so tutto. E quindi quando stiamo portando dei pesi o stiamo attraversando dei momenti difficili, una delle cose più difficili, una delle cose più che ci viene veramente duro da fare è lasciarci insegnare da qualcuno che ne sa più di noi. Cioè, purtroppo nei momenti di difficoltà dove c'è la maggiore sofferenza, a volte il rischio più grande è quello di chiudersi, e quando ci chiudiamo molto spesso non riceviamo. Ma la vera umiltà significa lasciarsi insegnare da colui che ne sa più di noi. E quindi nei momenti
difficili, nel momento in cui portiamo dei pesi, abbiamo bisogno di essere insegnati, abbiamo bisogno di essere guidati, abbiamo bisogno di essere indirizzati. E chi lo può fare meglio dello Spirito Santo che abita dentro di noi? Lo Spirito Santo che abita dentro di te. Ecco perché molto spesso quando siamo in difficoltà cerchiamo consigli, cerchiamo aiuti, mentre la cosa più saggia che possiamo fare è chiuderci nella nostra cameretta, come diceva Gesù, pregare il Padre nostro nel segreto. E Giacomo disse: se qualcuno di voi manca di sapienza, la chieda a Dio, che dona a tutti senza rinfacciare, ma la chieda con fede. Nei momenti di difficoltà, nei momenti dove i pesi diventano insormontabili, quello è il momento in cui arriva l'insegnamento, arriva la guida, arriva la rivelazione. Ecco perché abbiamo bisogno di essere determinati in quei momenti. Non essere, a volte questo può essere confuso con l'essere scontrosi con le persone. Abbiamo bisogno di essere calmi, di avere il nostro tempo, di avere il nostro spazio. Abbiamo bisogno di dedicarci letteralmente all'ascolto della sua voce. Perché? Perché lui ha sempre una parola per farci uscire fuori da determinate situazioni. Perché in ogni situazione, in qualunque situazione noi possiamo trovarci, lui non è stato preso alla sprovvista. Quindi lui sapeva che noi saremmo andati o che ci saremmo trovati in quella situazione. Lui ha già la soluzione pronta per noi e deve passare attraverso il nostro ascolto. Gettando su di lui ogni vostra sollecitudine, perché egli ha cura di voi. È una delle cose purtroppo che accadono in momenti difficili, che ci lasciamo distrarre. Ecco perché Pietro dice: umiliatevi sotto la potente mano. È sotto la mano del nostro Padre Celeste che troviamo protezione, troviamo guida, troviamo rivelazione, troviamo ristoro, troviamo guarigione, troviamo pace, troviamo gioia. Quando usciamo fuori, quindi quando vogliamo fare le cose di testa nostra, dice: state attenti perché c'è un avversario che gira attorno, no? L'immagine è quella della mano, rimanere sotto la mano. Quando tendiamo a uscire fuori perché vogliamo farci giustizia da soli, perché vogliamo trovare le soluzioni da soli, perché pensiamo di farcela, quindi di non avere bisogno di nessuno, e rischiamo tanto, perché il leone dice: come un leone, non è un leone, come un leone che gira attorno per afferrare la preda. Ma Pietro dice: resistete stando fermi nella fede. La tentazione di uscire da sotto la mano, che è il simbolo dello Spirito Santo, che rappresenta la sapienza, rappresenta la protezione, rappresenta la guida, rappresenta la forza dello Spirito Santo che è in noi, che è nella nostra vita, quella tentazione di andare fuori, quindi di fare le cose di testa nostra, è molto forte, è molto grande. Dice: resistetegli stando fermi nella fede. Non dovete resistere, non dovete combattere il nemico, dovete resistere nella fede. Ed è una posizione di riposo, perché se andiamo sempre a combattere, non avremo mai riposo, no? La Bibbia ci insegna che dobbiamo rimanere fermi, non dobbiamo andare nel campo di battaglia, dobbiamo rimanere fermi nella nostra posizione di umiltà. Umiltà significa: io so chi sono e so che ho bisogno, io so chi sono, quindi sono pienamente cosciente della mia identità, ma ho e riconosco di avere bisogno in questo momento di una guida, di una parola, di una direzione specifica che mi aiuti non solo a uscire da questa determinata situazione, ma quantomeno a resistere dal fare scelte sbagliate che poi mi causeranno degli effetti collaterali o delle conseguenze che magari pagherò nei giorni o che pagherò anche per tutta la vita. Quindi la volontà del Padre per noi è che rimaniamo fermi sotto la sua mano, che rimaniamo uniti allo Spirito Santo. Chi si unisce al Signore, dice Paolo ai Corinzi, chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con lui. Getta su di lui ogni tua sollecitudine, sapendo una cosa: egli si prende cura di te. A volte l'unica cosa che dobbiamo fare è rimanere fermi, non prendere decisioni, soprattutto nei momenti di paura, soprattutto nei momenti di dolore
e soprattutto nei momenti di grande stress non bisogna prendere decisioni, perché le decisioni prese in quei momenti sono dettate dalla paura, dal dolore, dallo stress, dall'ansia, dalla sollecitudine, dalla voglia di farsi giustizia. La cosa più difficile, ecco perché la Bibbia dice, Pietro dice, resistetegli stando fermi nella fede. La cosa a volte più difficile è rimanere fermi, però è in quella posizione che noi riceviamo la via d'uscita. Paolo dice, come ho già citato, una cosa bellissima, dice: nessuna prova vi ha finora colti se non umana, ora Dio è fedele e non permetterà che siate provati oltre le vostre forze, ma con la prova, nella prova in realtà, ma nella prova vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere, la possiate vincere e possiate essere trionfanti. E questo è quello che lui desidera nella nostra vita. Quindi rimani fermo, non ti muovere, perché lui desidera parlare. Lascia fare a lui e ci sarà un momento in cui lui ti chiamerà all'azione, ci sarà un momento in cui lui ti chiederà di fare determinate cose, ma finché non arriva chiarezza dentro di te, non muoverti. Una buona giornata a tutti quanti, rimani fermo nella fede.